Ciao amici, benvenuti nel canale se siete nuovi o bentornati se siete già passati di qua. Io sono Maui e oggi tratteremo di Honkai Star Rail, nuovo gioco di produzione di Kaya Saoyoverse che uscirà il 26 di aprile su dispositivi mobile, sia Android che Apple e anche su PC. L'argomento del video di oggi è la collocazione dei personaggi all'interno delle meccaniche di gioco, perché essendo un gioco con un sistema di combattimento a turni, gioco RPG, ci saranno ovviamente personaggi differenti che avranno un elemento differente e delle funzionalità differenti. In questo video ci concentreremo su parlare sui diversi elementi che sono presenti in gioco. Faremo un secondo video invece per parlare dei vari sentieri che i personaggi intraprenderanno, che vanno un po' a rappresentare la loro classe nei giochi, come in caso degli MMORPG che abbiamo la classe del paladino, la classe. Qui abbiamo una meccanica simile che definisce quella del sentiero, che vi specifica in che modo un personaggio vi può essere più utile. Ci sono alcuni che buffano, alcuni che debuffano, perché essendo comunque un gioco che prevede un combattimento a turni, non si ha la solita meccanica del menare a destra e manca, come succede in Honkai Impact e in Genshin Impact, ma c'è da fare dei ragionamenti per come comportarsi durante i combattimenti. Quindi questo video sarà una presentazione dei 7 elementi per ora presenti in gioco e del pool di personaggi che potrete già trovare a inizio gioco che avranno i determinati elementi. Questo gioco è un gioco che presenta una meccanica gacha e di conseguenza per ottenere nuovi personaggi, tranne quelli che vi daranno all'inizio della storia, che ci tengo a dire che sono un bel numero, perché comunque ottenete un numero sostanzioso di personaggi semplicemente facendo la storia, oltre a quelli, gli altri li dovete evocare con la valuta in gioco che otterrete facendo missioni, esplorando, eccetera, eccetera. Quindi adesso iniziamo con l'excursus dei personaggi per i singoli elementi e se siete nuovi, ovviamente io vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente seguitemi su tutti gli altri social che trovate tutti i link in info box. Iniziamo! Il primo elemento di cui andiamo a parlare è quello dei physical character. Tra di essi farà parte il nostro starter, maschio o femmina in base a come vorrete iniziare voi l'avventura, un po' come la scelta iniziale di Genshin tra Aether e Lumin, che sarà al mazzo di una bellissima mazza da baseball, reference a Honkai Impact. Detto questo, oltre a lui, dall'inizio saranno disponibili altri 3 personaggi playable di tipo physical, tra cui una 5 stelle di nome Clara, che è una piccola bimba che se ne va al giro con un robot gigantesco che la protegge. Poi seguita da Natasha, che è una delle maggiori dottoresse dell'Underworld, la quale appunto si occupa di studi e scienza. E poi, per ultima, Suns Aang, che invece è una ragazza che aspira a diventare un membro importante all'interno dei Cloud Knights, che sono appunto una sorta dei Knights of Favonius, in versione ovviamente Star Rail. Le ultime due che vi ho menzionato, a differenza della prima, saranno personaggi 4 stelle. Il secondo elemento di cui andiamo a parlare è il fire, quindi il fuoco, del quale sono presenti 3 personaggi che sono playable da inizio gioco, un 5 stelle e 2 4 stelle. Il 5 stelle in questione si chiama Himeko, nome che sicuramente riconoscerete se avete giocato a Honkai Impact, che è appunto un personaggio 5 stelle di tipo fuoco che è molto molto interessante sia per il suo design, che vedo che mette d'accordo un po' tutti quelli che erano nella mia chat, sono rimasti molto colpiti dalla bellezza del personaggio, ma anche il suo gameplay che è molto molto interessante. Oltre a lei troviamo anche Asta, personaggio 4 stelle, che è una ricercatrice astronomica che si trova all'interno della Hertha Space Station, che potremo ottenere gratuitamente tutti quando sbloccheremo la meccanica delle evocazioni all'interno del gioco. E terza, ma non meno importante, abbiamo Hook, una bimba che fa parte, o meglio, è la capetta del gruppo di The Moles, che sono una sorta di combriccola di bimbi che si trovano nell'Underworld che giocano insieme, con la quale avremo il piacere anche di giocare a un certo punto a nascondino e dovremo scovare lei e i suoi compagni. È un po' una sorta di piccola Klee, se siete degli appassionati di Klee vi innamorerete di questo personaggio. Anche lei è 4 stelle. Il terzo elemento di cui parliamo è l'ice, quindi il ghiaccio. Qui la lista si allunga leggermente perché abbiamo un totale di 5 personaggi che conosciamo come ufficiali che fanno parte di questa categoria. Abbiamo Gepard, personaggio 5 stelle, che è il capo del Silvermoon Guards, che sono appunto un sistema di guardia e protezione della città. E oltre a lui, in questa categoria troviamo anche Hertha, che appunto è la master della Hertha Space Station, che appunto si contorna di pupazzi, e io personalmente è una di quelle che ho apprezzato di più da un punto di vista estetico. Seguite poi da Marsh Seventh, uno dei personaggi che ci vengono regalati a inizio gioco. È stata salvata dall'Astral Express, dal Ghiaccio Eterno, e da quel momento viaggia in sua compagnia e in compagnia della sua immancabile macchina fotografica che porta sempre con lei. È la rappresentazione del gioco in icon. Se avete visto l'icona di Honkai Star Rail, avete visto una ragazzina con i capelli un po' rosei, un po' azzurri.
è proprio lei, è la nostra March 7th, tradotto in italiano 7 di marzo, di nome. Poi abbiamo anche Pela, che fa sempre parte delle Silvermane Guards come il nostro Gepard, personaggio 4 stelle. E poi per ultima abbiamo Yang Hing. Chiedo scusa per le pronunce, ma la maggior parte sono nomi in cinese e non le conosco queste pronunce, quindi cercherò di impararle via via. Ad ogni modo, personaggio 5 stelle che è stato annunciato intorno alla fine di gennaio, del quale non si sa assolutamente nulla, che però dall'estetica è uno dei miei preferiti. Quarto elemento di cui parliamo è il lightning, quindi il fulmine. All'interno di questa categoria sono già stati annunciati ufficialmente 6 personaggi differenti, alcuni 4 e alcuni 5 stelle. Il primo 4 stelle di cui vi parlo è Arlan, che è il responsabile del dipartimento della sicurezza all'interno della Herta Space Station, che abbiamo modo infatti di incontrare dopo poco dall'inizio del gioco. Insieme a lui, all'interno di questa categoria, troviamo Bailu, una bambina carinissima che ha le orecchie, che sono in realtà delle corna, delle bellissime cornine, e una coda draconica super dolcissima, della quale però, a parte appunto la sua presentazione un paio di mesi fa, non sappiamo praticamente niente. E all'interno di questi personaggi un po' avvolti nel velo del mistero di cui si fa poco abbiamo anche Jingyuan, che penso sia il mio personaggio preferito a mani basse per ora che ho visto, che va sempre a giro con la sua Koyama folta bianca ed il suo leone bianco accanto, del quale non si sa molto, si sa solamente che lui fa parte, o meglio, è il capo dei Cloud Knights. Per il resto non si sa altro. All'interno di questa categoria troviamo altri 3 personaggi, un ex Kafka che conosciamo da inizio gioco, ancora prima che abbiamo modo di prendere il personaggio starter con cui giocare. Ella praticamente è una degli Stellaron Hunters e ha come obiettivo quello appunto di mantenere la pace nello spazio. E insieme a lei troviamo anche Serval, personaggio 4 stelle che otterremo tutti grazie alle pre-registrazioni del gioco, superati 5 milioni, tra le varie ricompense c'era anche una copia di Serval per tutta la community, quindi se vi siete pre-registrati o se non vi siete pre-registrati fatelo che avete ancora tempo, avremo tutti a inizio gioco una copia di Serval. 4 stelle, sempre Lightning, che è una grandissima amante del rock and roll. E per ultima all'interno di questa categoria abbiamo Ting Yun, personaggio anche questo annunciato a poco, di cui non si sa molto, che io ho avuto la fortuna di trovare nel mio account nella closed beta. Quinta categoria di elementi abbiamo il wind, quindi il vento. All'interno di questa categoria troviamo 4 personaggi, dei quali 2 sono 5 stelle e 2 sono 4 stelle. Tra i 5 stelle troviamo Blade e Bronya, nome che se avete giocato a Honkai Impact vi risuonerà nelle orecchie all'infinito. Per quanto riguarda Blade, personaggio 5 stelle, wind, appartenente anch'egli come Kafka agli Stellaron Hunters. Bronya invece è il generale delle guardie Silvermane, delle Silvermane Guards, che appunto controllano la città, della quale abbiamo già visto far parte anche Gepard. Entrambi 5 stelle loro. I 4 stelle invece Wind, che conosciamo, sono sempre 2, e sono Darheng, personaggio che vi viene dato a inizio gioco come Seven Mars e altri, e lui è un personaggio bellissimo e ha il ruolo di guardia del treno sull'Astral Express e questa cosa lo rende ancora più divertente. E insieme a lui nella categoria sempre 4 stelle Wind troviamo Sampo, un personaggio un po' eccentrico che fa il mercenario nell'Underworld. Sesto e penultimo elemento, entriamo un po' nel gruppo di quegli elementi che sono un po' più particolari, non il classico ghiaccio, fuoco, eccetera, eccetera, ma andiamo all'elemento Quantum. Di questo abbiamo 4 personaggi che sono particolarmente ostici perché 3 di questi sono 5 stelle. Qui faccio casino a pronunciare i nomi perché sono quasi tutti in cinese e sono veramente difficili da dire, quindi perdonatemi in anticipo. La prima di cui vi parlo è Fu Xuan, calcolatrice e peditrice di fortuna e futuro. Bellissima, veramente bellissima, poi tutta mezza rosea come piace a me, quindi esteticamente anche super mega pazzeschissima. E la 5 stelle seguita da Qin Xie, l'unico personaggio 4 stelle di questo gruppo, ottenibile una volta che avremo completato una modalità di gioco. È un po' il meccanismo per voi giocatori di Genshin, che capirete quello che vi sto per dire, dell'ottenere Shaling dopo aver completato un tot di stanze all'interno dell'Abyss. Completata una sera di stanze all'interno di quella che si chiama All of, non mi ricordo però, All of qualcosa del genere, otterrete una copia 4 stelle di questa bimba. E insieme alle due troviamo in questa categoria un altro nome che se avete giocato a Honkai Impact vi risuonerà molto, che è Sili, personaggio 5 stelle
che praticamente membro a chiave dei Wildfire, di quali parleremo più avanti quando appunto il gioco uscirà e affronteremo meglio la storia. E ultimo 5 stelle all'interno di questa categoria, Silver Wolf, che è una abilissima hacker che fa sempre parte del gruppo dei Stellaron Hunters, insieme a Blade e a Kafka. Settima e ultimissima categoria che vediamo è quella del Imaginary. All'interno di questa categoria ci sono soltanto due personaggi ed entrambi 5 stelle. Vediamo Luocha, che è un mercante che però ha grandissime doti curative e questo gli permette di soccorrere sempre chi ha bisogno di aiuto. E poi arriviamo in fondo a Welt, o Welt, in base a come preferite. Ad ogni modo è il mio primo 5 stelle sul gioco. Dovete sapere che questo gioco è molto generoso, alla 50esima pool in un banner temporaneo che rimarrà lì finché non avete tirato 50 pool, vi permette di trovare un 5 stelle fra un tot disponibile all'inizio del gioco. E con Welt si conclude ufficialmente l'escursus di tutti i personaggi per ora ufficialmente rilasciati e presentati in Honkai Star Rail da quando è stato annunciato il gioco ad oggi, che siamo vicini, ormai manca un mesetto alla release ufficiale. Direi che ce n'è per tutti i gusti, di tante tipologie differenti, sono molto interessanti. All'inizio, come vi dicevo, ve ne danno anche abbastanza, quindi avete anche modo di provare più tipologie. E vi ricordo che il gioco non è pensato come Genshin Impact o come Honkai Impact che si mena a dritto, ma è un RPG basato su una battaglia a turni, il che significa che sarà più di ragionamento e quindi avrà molto senso ancora di più di come strutturate il team fra le varie classi di gioco disponibili, delle quali parleremo in un prossimo video. Per questo è tutto, io vi ringrazio per aver seguito fino adesso, fatemi sapere quale personaggio vi è piaciuto di più, quali non vedete assolutamente l'ora di pullare, io ve ne ho elencati un paio durante, ho detto tante volte questo è tra i miei preferiti, ma questo vi fa capire che sono completamente indecisa e che me ne piacciono tantissimi. Io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella, così quando ci saranno nuovi video a tema sempre Honkai Star Rail, Genshin Impact e tanti altri giochi sarete sempre avvisati. Passare sul sito Viola, dove giocheremo sicuramente passo per passo il gioco una volta che uscirà, e ovviamente seguirmi su Instagram e su tutti gli altri social, che trovate i link qui sotto per rimanere sempre aggiornati. Joinate il canale Telegram, sempre in descrizione, che è aperto a tutti, che è un modo per rimanere in contatto stretto, e lì non perdete nessun tipo di news su qualsiasi altra piattaforma, che sia appunto YouTube, sul sito Viola, su Instagram, eccetera eccetera. Io vi ringrazio per essere stati qui con me finora e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!